Alleluia, brava gente, buongiorno come sempre. Gente sempre è quasi una rima. Come dicetti ieri, o l'altro ieri, non importa, 47 morto, 48 morto che parla. Oggi è la 49esima, diciamo così, puntata. E se 47 è morto, 48 morto che parla, 49 può essere solo vivo che tace. Questo non l'ha mai pensata nessuno. Infatti io tacerò, taci, tacerò da oggi, non parlerò più. Ma considerando che ormai il carcere è a vita, approfitterò per inondarvi, ad esempio, magari con un mio film. Non avete niente da fare, guardatevelo, con uno spettacolo teatrale, con un concerto, con tutto quello che ho, tanto il tempo ormai è a nostro favore di carcerati. Ho fatto una piccolissima indagine. Nella Tuscia ci sono 316.967 persone. Allora, in 2 mesi e passa di coronavirus, nella Tuscia i positivi sono 434. Sapete che percentuale è? Dello 0,1. I decessi? Udite, udite, brava gente. 18, la percentuale è 0,006%. Le altre influenze fecero molto peggio. Tra l'altro, i 18 deceduti, poverini, pace all'anima loro, avevano tutti un'età dagli 80 in su con altre malattie gravi in corso. Cosa si può dedurre? Vi sto guardando, cari amici. Cosa si può dedurre da questo dato? Cosa deduciamo? Ma possibile che non riusciate a darvelo da solo il dato? Perché è talmente evidente. Questa seconda fase è veramente un insulto all'intelligenza umana. Non è sopportabile, non è più sopportabile. Ho visto il video di un papà disperato perché la figlia di 5 anni non vuole più uscire da sotto le coperte. E adesso passiamo alla fase clou di questa puntata perché ho bisogno di nuovo del telescopio perché devo leggere. Scusate che mi giro un attimo. Mio figlio, quel ragazzo che avete visto, va a scuola e l'insegnante scaricare testo della canzone di Achille Lauro, 16 marzo, e scrivere un testo sulla falsa riga dell'esercizio 8, pagina 139. Quindi già ti sta dando indicazioni di come devi fare alla faccia della creatività. Introduci il testo della canzone e sintetizzane il contenuto. Confronta i due testi, analogie e differenze. Sapete il testo, ma lo conoscete? Ma cara professore o professoressa, questo non ricordo. Tu te ne vai come non fosse niente, come non fossi te, te ne vai quando non c'è più niente di me. Te ne vai, sbatti la porta, intanto ho capito, già te ne stai andando, dici tanto ormai per te non piango più, fallo te. Ma ragazzi, ma siamo usciti fuori di testa. L'inciso poi è straordinario. No, non lo sai cosa vuoi, cosa stai cercando. No, non è mai, non è noi. Ti innamorerai a marzo. Oh, li ho letti tutti. Il 16 marzo. Oh, il 16 marzo. L'altra poesia è di Luca Carboni, che dice: i ragazzi che si amano davanti allo specchio si stanno facendo belli, e i ragazzi che si amano lo puoi capire anche ascoltando, eccetera, eccetera. Ci stiamo amando
stiamo imitando l'amore, ci stiamo amando, ci stiamo amando. Ma qui siamo proprio nella demenzialità più assoluta. Ma la cosa veramente che mi fa rabbrividire, laboratorio di scrittura creativa. Ma voi sapete che cosa significa creativa? Scrivere una lettera di protesta, ai ai ai, qui entriamo nelle fauci più oscure del Vaticano. Adotta il punto di vista di un passante scandalizzato per uno spettacolo offerto da due ragazzi che si baciano. E scrivi una lettera al direttore del giornale locale in cui ti lamenti e chiedi alle autorità di provvedere affinché si ponga un limite alle effusioni pubbliche degli innamorati. Ti formiamo un esempio. Anche qui ti dicono come ti devi comportare. E io vi leggo un pezzo di quello che tu, alunno, dovresti scrivere. Egregio direttore, mi chiedo fino a quando noi, cittadini rispettosi del senso del pudore, dovremo continuare ad accettare che la nostra ridente cittadina, culla da secoli di cultura e civiltà, sia oltraggiata dalla vergognosa effusione di giovani coppie, favorite dall'oscurità della sera e dal riparo complice di portoni bui. Ma allora tu sei un voyeur. Che cosa fai tu, che sei indignato la notte, vai a spiare nei parchi e negli androni bui? Ma rendiamoci conto. La municipalità dovrebbe provvedere a illuminare. Come mai vigile? Come mai vigili? Invece di multare onesti cittadini parcheggiati in doppia fila. Non intervengono per puntini. E qua è proprio il rush finale di un'opera di Stravinsky. Continua tu, tu figlio mio. Io ti impongo, ma veramente, se mai nella mia vita ho imposto qualcosa a mio figlio, io ti impongo, non lo fare, ne hai pieno diritto. Ma capite quale cumulo di cazzate insegnano a scuola? Questa insegnante o questo insegnante, cos'è, c'ha un amore in corso? E capite il livello culturale di un insegnante che si riferisce a una nullità, come questo Achille Lauro, che poi si chiama come quel grande imprenditore marino, ma non ha nulla a che fare, almeno quello produceva navi. Ma stiamo scherzando? Cioè la società è ridotta a... gli occhiali non servono più. La società è ridotta a brandelli, a brandelli. E qua non finisce più e servono di nuovo gli occhiali. Sto come un pazzo oggi. Un pool di medici, migliaia, si sono riuniti per protestare contro le iniziative governative e chiedono l'immediato ripristino della legalità istituzionale e costituzionale, l'immediata cancellazione di task force e di consulenti esterni, i cui conflitti di interesse potrebbero essere letti, eccetera. L'immediato ripristino del diritto al lavoro per milioni di italiani. Stamattina ho visto pure degli americani in California che urlano dicendo esattamente come stanno le cose. Signori, guardate che il momento è duro, il momento è finale. Microchip, mappatura dei tuoi spostamenti, vaccini obbligatori. Guardate che il virus cambia così velocemente che il vaccino che ti iniettano già non serve più, non volendo considerare cosa ci sia in questi vaccini. Ragazzi, è un momento storico importantissimo, forse il più importante da quando esiste la cosiddetta civiltà. E comunque, anche oggi ho finito, sta piovendo che, come si dice, Dio la manda, perché evidentemente Dio è responsabile anche della pioggia, della siccità, del buco dell'ozono, delle strane realtà idrologiche in corso, dello smog, praticamente, cioè, se tutto è responsabilità di Dio, ma voglio dire, ma non c'aveva niente di meglio da fare, questo Dio qui, e non è un'offesa a Dio, è un'offesa all'idiozia degli uomini, che hanno inventato un Dio che non esiste. Non è quello Dio. E poi questi insegnanti che vogliono parlare di amore, spiegare ai ragazzi che cosa sia l'amore. Ma voi lo sapete che cos'è l'amore? Voi lo sapete che significa perdonare?
prima a voi stessi per tutto quello che fate, perché solo così sarete in grado di perdonare un altro. L'amore è un'altra cosa, voi non lo conoscete, ve lo posso garantire. E quindi addio, cari amici vicini e lontani, ma non è un addio di lontananza, è sempre un addio di grande presenza. Però 49 non è né 47 né 48, e perché poi 4 e 9 fa 13, voi dite che ci importa, ok, non ci importa niente, però 13 nei tarocchi si dice, questo anche i tarocchi fa, sì, faccio tutto, perché è tutto la stessa cosa, basta avere un senso poetico matematico dell'esistenza, perché guardate che la vita è geometria in movimento, se voi non la sapete odorare, sentire, comprendere, non capirete mai niente. 13 è la morte, e quindi è giusto che io muoia oggi nel continuo parlare di questi mesi, sono 2 mesi quasi, però metterò sempre qualcosina. Il giorno, e spero che non sia troppo lontano, che accade quello che io sogno che accada, e allora quantomeno aprirò il video e vi dirò ciao, ce l'abbiamo fatta, era un sogno, ma i sogni si possono realizzare. Con tanto affetto. Davvero. E non a domani.